Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi la professoressa Maria Rescigno, professoressa ordinaria di patologia generale Humanitas University. Oggi parliamo del progetto sul microbiota e l'intestino permeabile che lega Fondazione Humanitas per la ricerca e Chef Express. Intanto buongiorno, allora di che cosa tratta questo progetto? Buongiorno, sì, noi stiamo studiando il microbiota intestinale, che è l'insieme dei microrganismi che vivono in simbiosi con il nostro organismo e che in condizioni di alcune patologie, incluse le patologie neurodegenerative, cambia in composizione. Noi sappiamo che di solito il microbiota è formato da una serie di microrganismi che vivono tutti assieme in una sorta di ecosistema. Quando questo ecosistema si squilibra, possono succedere diverse cose, tra cui un aumento dell'infiammazione intestinale e la formazione di quello che viene chiamato l'intestino permeabile, cioè l'intestino che normalmente controlla tutto quello che entra nel nostro organismo viene a essere compromesso e quindi alcune sostanze indesiderate raggiungono il circolo sistemico e possono arrivare fino al cervello. Quindi, in parole povere, come influenza la salute dell'organismo il microbiota? Il microbiota rilascia tutta una serie di sostanze, di molecole, perché quando noi mangiamo anche il nostro microbiota si nutre e in cambio ci rilascia una serie di sostanze che vengono chiamate anche postbiotici, le quali sono importanti per il nostro benessere, sia del sistema immunitario che in generale anche del nostro benessere psicofisico, perché ricordiamoci che all'interno dell'intestino abbiamo un cosiddetto secondo cervello che comunica in continuazione con il primo cervello, che è il cervello presente nel cervello vero e proprio, diciamo il cervello primario. E quello che succede è che quando abbiamo un'infiammazione intestinale e questo intestino permeabile, anche sostanze indesiderate raggiungono il circolo e raggiungono il cervello. E quello che abbiamo visto è che a livello del cervello si chiude una barriera che abbiamo identificato da poco e che serve normalmente per permettere la comunicazione tra il cervello e il resto dell'organismo. Quando queste sostanze indesiderate raggiungono il cervello, questa barriera si chiude proprio per evitare che queste sostanze possano danneggiare il cervello, una sorta di meccanismo di difesa che ha il cervello per proteggersi dall'infiammazione che sta avvenendo all'interno dell'intestino. Questo porta all'isolamento del cervello dal resto dell'organismo e quindi alla chiusura di questi ponti e alla formazione di uno stato di ansia o di depressione. E quindi cosa succede se si altera? Quindi quando si altera questa barriera, per un po' cerca di il nostro cervello cerca di proteggersi, però può succedere che a lungo andare questa barriera sia difficile da mantenere chiusa e quindi da proteggere il cervello, e questo potrebbe portare, noi non lo sappiamo ancora, l'ipotesi che facciamo del nostro studio che faremo in collaborazione con Chef Express è proprio quella di andare a valutare se effettivamente durante un'infiammazione prolungata questa barriera non riesce più a chiudersi e questo possa portare alla neuroinfiammazione che è poi responsabile della neurodegenerazione. E qual è il suo ruolo all'interno di questo progetto? Il mio ruolo sarà quello di coordinare lo studio, quindi noi valuteremo in modelli preclinici e anche su pazienti, anche nelle fasi diciamo iniziali, come varia questa permeabilità intestinale e come questo può avere un'influenza proprio sul cervello. Quindi quello che faremo, cercheremo di capire se effettivamente questa ipotesi che abbiamo fatto è confermata dai dati. E di che cosa si occupa Fondazione Humanitas? Fondazione Humanitas si occupa di tante cose, ma soprattutto cerca di fare quel ponte, diciamo, tra la ricerca di base e la ricerca traslazionale, quella che poi raggiungerà il paziente. Fondazione Humanitas ha proprio questo scopo preciso, da una parte di fornirci gli strumenti per poter fare ricerca e dall'altra anche di fare da ponte con la clinica e quindi da permetterci questa ricerca traslazionale. E quindi noi utilizziamo molto gli strumenti di fondazione proprio per poter portare le nostre ricerche al paziente. E quindi questo microbiota noi lo percepiamo o è una cosa invisibile?
è completamente invisibile, noi non riusciamo a vederlo, anche se mettiamo assieme tutto il microbiota ha un peso di circa 1,5 kg. Quindi è invisibile perché è invisibile all'occhio umano, ma se noi lo potessimo compattare riusciremmo a vederlo, diventerebbe un mega organismo. Diciamo che il microbiota intestinale aumenta di circa 100 volte il genoma umano, per cui noi molte funzioni che sono importanti per il nostro organismo non sono associate al prodotto dei nostri geni, ma a quello dei geni dei nostri piccoli ospiti. Quindi senza il nostro microbiota noi non potremmo fare tutta una serie di funzioni, dalla digestione di alcuni cibi complessi al rilascio di alcuni neurotrasmettitori o di alcune vitamine, e quindi tutte queste sostanze che per noi sono importantissime. Quindi potremmo dire che è proprio per questa importanza che voi avete deciso di intraprendere questo progetto? Noi abbiamo deciso di intraprendere questo progetto proprio perché riteniamo che il microbiota, le sue modifiche nelle fasi, diciamo, iniziali della malattia potrebbero da una parte essere permetterci una diagnosi precoce dello sviluppo di queste malattie neurodegenerative, ma anche dall'altra fornirci degli strumenti per poter agire terapeuticamente, perché il microbiota non è una struttura statica, ma è dinamica, e quindi noi la possiamo modulare in diversi modi, attraverso la dieta, attraverso degli integratori attraverso quello che viene chiamato il trapianto del microbiota. Quindi si può sostituire completamente il microbiota. Noi al momento non lo facciamo e non sappiamo neanche se per queste malattie neurodegenerative potrebbe avere un senso, o se magari invece noi dovremmo cercare di capire nelle fasi più precoci della malattia quali sono le variazioni del microbiota e quindi agire di conseguenza per evitare che queste malattie si generino, o che possa rallentarsi il loro sviluppo o addirittura prevenire. Quindi abbiamo detto molte cose sul microbiota, abbiamo dimenticato qualche dettaglio? No, non penso che abbiamo dimenticato nulla. Sappiamo che abbiamo, diciamo, un marcatore che è proprio questa permeabilità intestinale, e che quindi noi ora possiamo andare a valutare se effettivamente è proprio l'aumento della permeabilità intestinale che è una delle prime cause dello sviluppo della malattia, e questa permeabilità è legata a una disbiosi, cioè a una variazione della composizione del microbiota. Cominciamo ad avere un po' di strumenti, dobbiamo solo mettere assieme tutte le nostre conoscenze e cercare di validare la nostra ipotesi. Allora, io la ringrazio molto di aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro. Buon lavoro anche a lei e a tutti. Grazie. Grazie.